Il portale francese D'Experto France di recente ha diffuso dei rumor sullo sviluppo di un picchiaduro in stile Super Smash Bros. A cura degli studi Sony in collaborazione con Capcom USA, e alla fonte di tali informazioni ci sarebbe proprio un dipendente di quest'ultima azienda. Prima di entrare nel dettaglio del leak, però, ricordate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per unirvi a noi di Avriai.it. Secondo quanto riportato dalla testata transalpina, Sony starebbe sviluppando un brawler da pubblicare al lancio della prossima PlayStation 5. Il gioco in questione sarebbe un sequel di PlayStation All-Star Battle Royale, titolo uscito nel 2012 e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Lo scarso successo della produzione portò il brand ad arenarsi, nonostante le dichiarazioni del presidente Shuhei Yoshida, il quale non aveva mai escluso la possibilità di rivedere la serie. Dopo ben 6 anni, il fighting game targato Sony è tornato a far parlare di sé, ma i dettagli non finiscono qui. Il progetto, infatti, sarebbe in collaborazione con Capcom e sembra che l'obiettivo sia quello di focalizzarsi su un prodotto accessibile ma con un occhio rivolto alla scena competitiva, esattamente al pari dell'esclusiva Nintendo. Stando alla fonte della fuga di notizie, nel roster del gioco dovrebbero trovare spazio i personaggi provenienti dagli universi PlayStation e Capcom. Partendo dai vari Nathan Drake e Kratos, presenti anche nella produzione del 2013, a questo nuovo progetto si aggiungerebbero Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn, Ellie, da The Last of Us, e perfino lo Spider-Man targato Insomniac Games, di recente entrato nel roster di studi first party PlayStation. A simili eroi, secondo il leak, si aggregherebbero anche Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, assenti nel primo Battle Royale. Concluderebbero il roster lottatori Capcom come Dante, Ryu e Chun-Li, con qualche guest star nel calibro di Solid Snake e Cloud. La fonte parla di un lancio previsto nel 2020 su PS5 e nel 2021 su PC, come parte della strategia che vorrebbe Sony aprirsi anche alle altre piattaforme. Vi ricordiamo che al momento la notizia non è ufficiale ed è opportuno attendere ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo vi chiediamo, vi piacerebbe rivedere PlayStation All-Stars Battle Royale? Diteci la vostra nell'area dei commenti.